27 gennaio, il giorno della memoria. In questo giorno si celebra la liberazione del campo di concentramento di Auschwitz, avvenuta il 27 gennaio del 1945 ad opera delle truppe sovietiche dell'Armata Rossa. 70 anni dopo si ricorda ancora l'inferno nazista, dove morirono 1.100.000 persone, dove il 90% erano ebrei. Per non dimenticare. La giornata della memoria è utile dal punto di vista storico e appunto memoriale, perché ricorda l'ingresso dei carri armati sovietici che ruppero ad Auschwitz il reticolato del campo di concentramento di quella città, e da questo punto di vista rappresenta anche un elemento di ricognizione storica sull'accaduto e sulle responsabilità anche non solo del nazismo hitleriano, ma anche del fascismo italiano, che lo ricordiamo tutti, si macchiò delle leggi razziali e di persecuzioni antiebraiche, che in particolare a Roma ricordiamo con il rastrellamento del ghetto del 16 ottobre. E da questo punto di vista questa data in Italia dovrebbe rappresentare un elemento di riflessione anche sulla coscienza del nostro paese e del nostro popolo rispetto al problema complesso del consenso al fascismo e al regime mussoliniano, e dall'altra parte all'elemento di rottura e di discontinuità che avrebbe dovuto segnare la nascita della Repubblica, che invece nacque appunto sulla ricostruzione senza memoria di questi fatti e di queste responsabilità appunto italiane.